minuti per questo consueto appuntamento video sul mio sito web per trattare di alcune problematiche inerenti il trapianto di capelli. Oggi facciamo riferimento ad un articolo pubblicato sul sito web del Corriere della Sera e riportato poi di conseguenza da alcuni giornali circa il trapianto di peli corporei. In particolare, per fare un titolo d'effetto, è stato riportato il trapianto dalle gambe al cuoio capelluto. Ora, sappiamo da molto tempo che il trapianto di peli corporei è un intervento di autotrapianto possibile. Quello che però vorrei sottolineare in una breve intervista è che esistono in chirurgia della calvizie scelte di primo e di secondo livello. Una scelta di primo livello è utilizzare una tecnica classica, dalla regione donatrice all'area ricevente. Quando la regione donatrice è fortemente scarsa, quindi è stata già fortemente saccheggiata, se così vogliamo dire, da trapianti precedenti e quindi le risorse del paziente non consentono di attingere nuovamente a quella regione o attingere a quella regione solo in modo modesto, è possibile utilizzare altre fonti. Però questo trapianto non è per tutti. Venivano distinti in una fase iniziale 10 categorie di individui, partendo da quelli completamente glabri per arrivare a quelli estremamente pelosi. E soltanto le ultime due categorie venivano individuate adatte ad un trapianto di peli corporei perché avevano, non perché avevano o non avevano peli, ma perché avevano peli corporei in grado di crescere e allungarsi tanto da rendere possibile una sensazione di infoltimento. Quindi i limiti sono molto chiari. Il trapianto di peli corporei esiste, normalmente viene applicato con quella che viene definita una tecnica a mosaico. Si intendono quindi corretti trapianti in cui i peli corporei creano un pattern omogeneo tra capelli o già esistenti o precedentemente trapiantati. Questo perché fondamentalmente lo scopo dei peli corporei è quello di ridurre fortemente la trasparenza, ma avendo dei forti limiti per quanto concerne la loro lunghezza, logicamente non possono sostituire i capelli trapiantati. Una serie di dubbi e perplessità sono assolutamente ragionevoli, in particolare quei pazienti che non hanno peli corporei particolarmente sviluppati. La ricrescita di questi peli è del 60-65%. In particolare vengono indicati come utilizzo prevalente in questi ultimi anni i peli della barba, soprattutto per la correzione con tecnica FUER delle cicatrici, però ogni caso diventa a quel punto un caso da analizzare in maniera seriamente precisa. Non si può essere quindi favorevoli o contrari. Si tratta di definire alcune scelte in questo ambito come scelte avanzate che necessariamente vanno discusse, altrimenti ciascuno risulta estremamente disorientato pensando di poter avere nuove fonti da utilizzare, nuove opportunità e magari senza considerare in modo opportuno una serie di possibilità negative, quali piccoli segni presenti in zone del corpo visibili, o magari semplicemente chiedere un intervento quando non c'è alcun tipo di necessità o di indicazione. Grazie.